Benvenuti amici, io sono Salpimpo, oggi torniamo su Bus Simulator 2023. L'ultima volta ci siamo lasciati con quale mappa? Abbiamo provato Shanghai, abbiamo provato Dubai, abbiamo provato Praga. Ok, ci rimangono un bel po' di mappe da provare perché ancora aggiornamenti all'ultima volta non ne sono usciti. È il che mi sta leggermente facendo preoccupare perché io vorrei qualche mappa in più. Ancora dobbiamo provare queste, però qualche mappa in più non guasterebbe. Allora, oggi ce ne andiamo dove? Non lo so, ce ne andiamo a Buenos Aires? Ce ne andiamo in Argentina. Forza, andiamo ad esplorare l'Argentina. Come sempre abbiamo ben 10 percorsi. Sì, e quindi niente, iniziamo dal primo. Forza, seleziona. Tac. Ci vado io, a posto, sempre con il mio autobus nudo e crudo, quello il più scrauso, quello che ti danno all'inizio del Next gioco. stop, Next up. parata del Allora, collettivo. cambiamo visuale interna e si parte, ragazzi, si parte. Mi raccomando di lasciare tantissimi like, così sempre a supportare serie e canale. Allora, io mi insino, sempre mettendo la freccia, o non la metto la freccia, perché tanto mi se ne frega. Vabbè, la dovrei mettere, però. Attenzione! Sto investendo la signora. Fermati allo stop. Meno 25. Fantastico. E niente, l'ho vista all'ospedale. Quella signora. Allora, signora, per favore, non attraversi quando sa che sta arrivando un autobus. Forza, arrivata gente. Mi fermo. Bus stop. Tac. Stop. Apri la porta. Quella signora io l'ho vista malissimo. Ma proprio di un male cane. Vabbè. Non ci pensiamo più. Chiuso la porta, andiamo alla prossima fermata. Next stop. Andiamo, e si parte. Devo mettere sempre la freccia. Mettiamo la freccia, così sempre nel dubbio. Freccia sinistra, ok, più 50. Va bene così. Allora, piano, perché le frenate brusche le risentono come poche cose al mondo. Piano, corsia autobus. Oh, perfetto. Cioè, io voglio andare a Buenos Aires. Quindi, presumo debba tenere la destra adesso. Ok, giriamo a destra. Adesso, sì. Mettiamo la freccia. Attenzione ai marciapiedi pure. Allarghiamoci leggermente. Ok, vorrei un gamepad. Vorrei un gamepad. È compatibile. Ah, attenzione al giallo. Era giallo, però al limite proprio. Sono passato al limite perché da lì a poco sarebbe scattato il rosso. Però va bene così. Ok, next stop, fermata. E mi fermo. C'è la farmacia pure, per la signora di prima che stava per morire. Adesso gli compro due cerotti. Non si sa mai. Frenata. Ok. Apertura porte. Forza, scendete, brutta gente. Siamo arrivati. Quante erano le fermate? Non l'ho visto. Forse abbiamo finito, forse. Tac. Chiusura porte. Fatto, ok. Andiamo alla prossima, insomma, percorso abbastanza lineare, devo dire, senza particolari problemi, a parte la signora che ci stava per morire. 631 dollari, come siete taccagni, però. Ok, andiamo al prossimo percorso. E come di consueto, piove, ovviamente, perché il secondo percorso piove sempre, praticamente. Accendiamo i tergicristalli, direi di accendere anche le luci. Quello è il lampeggio. Ok, pipì. Niente, mettiamo la freccia e si va. Non viene nessuno, quindi io mi insino per la mia corsia. Datemi i punti perché ho messo la freccia. Ok, stacchiamola. Andiamo dritto in percello stop. Io devo fermarmi allo stop, altrimenti mi toglie i punti. Fermiamoci allo stop. Ok, non viene nessuno. Però dovreste darmi i punti anche per fermarmi allo stop, no? In teoria. No? Manco per niente. Vabbè, niente, mettiamo la freccia. Prima fermata. Primo carico di gente brutta e cattiva che sa che sta per morirci oggi. Eccomi qua, è arrivato l'autobus. Dopo 2 ore di attesa. Quella. Sta piovendo, signoria, lei con la minigonna. Ma non sente freddo. Allora, frena, aperto la porta. Sta piovendo, c'è il diluvio universale. Con l'ombrello, però è sempre in minigonna. E va in minigonna in giro. E la signora, Hello. anche se ci sono Hello. 0 gradi, va in minigonna. Ok, via, chiuso la porta. Next up. E si parte. Federico Mettiamo la freccia a Elettrico. sinistra. Usciamo. Non viene nessuno. Mi insinuo. Perfetto. Datemi i punti. Ok. Attenzione alle frenate brusche. Perché i passeggeri le risentono un sacco. Un sacco. Turn left. Mettiamo la freccia. Stop. 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 L'ho capito. L'ho capito. Ho frenato un po' bruscamente. Stop. Oh, segnale di stop. Perfetto. Me ne posso andare. Me ne posso andare. Sperando che qualcuno mi dia la precedenza perché non vedo nessuno. Fatto. Mettiamo la freccia a destra. Fermatina.
e scarichiamo la brutta gente. Ok, fatto. L'ho già finito. Frenatina bruschina, fatto. Ok, no, sta salendo altra gente. Ok, io... c'era un modo per vedere quante fermate c'erano. Infatti, ci sono 3 fermate, ok. Utilizziamo questo schemino. Mi sembra più dettagliato. Tra l'altro il navigatore ce l'abbiamo anche lì. Oppure quello di prima. Questo è meno visibile. Questo è più... dà più informazioni. Freccia a sinistra e via. È verde, forza. Brutto essere però. Brutto essere, sono un autobus. Dategli un po' di precedenza. Niente, qua non frenano. Qua non rallentano manco di un mezzo millimetro. Vabbè, niente, andiamo spediti. Semaforo che lampeggia, non c'è niente. Piano, non corriamo troppo che la gente vomita. E poi pulire la tappezzeria dell'autobus è un bel problema. Piano, turn. Che ha detto? Aspetta un attimo. È velocissimo sta autobus. Piano, piano, perché da qui a poco dobbiamo girare, mi sa. Ecco qua, turn right. Aspetta, frena. Perché non avanza? È rosso, frena. Ho capito. Avete sbattuto la faccia sul sedile anteriore, ma mettetevi le cinture. Forza, il semaforo che non cambia più. Quindi, fatto, ripartiamo. Stiamo rispettando anche lui, giustamente, il semaforo. Ok, aspettami, ruota visuale. Giriamo a destra. Attenzione, piano. Hai superato la luce sul verde. Ottimo, punti a me. Ok. E mi insinuo e andiamo. Forza, altra fermata, l'ultima fermata. L'ultimo stop, eccolo lì, lo vedo. Rallentiamo, mettiamo la freccia. No, non ce la fa, non ce la fa. Lo investo. Così. Perché passate quando devo passare io? Pedone attraversato in sicurezza, ma anche no. No, non tanto in sicurezza. Adesso è verde? Non lo vedo. Non vedo se è verde o no. Che faccio? Vado lo stai rosso ancora. No, è verde, non lo vedo. Non lo vedo, però se vado un pochino indietro, vediamo se riesco. Ma perché sta cosa? Retrofront? Presumo sia verde. Ok, è verde. Vai, che forse ho sbattuto contro qualcosa dietro. Ma però chi se ne frega. L'importante è arrivare a destinazione. Freccia messa. Piano, piano. Freccia, ok. E via. Perché faccio sempre stupidate in questi giochi io? Freno, via. Aperto la porta, andatevene tutti a funghi. Ok, fatto ragazzi, fatto. Ultima corsia completata. Giusto, ultimo stop. Chiuso la porta. Finito. Finito. Quanto abbiamo incassato in tutto ciò? 1159. Ottimo, direi. E allora andiamo al prossimo percorso. Forse facciamoci un altro percorso e vediamo quante fermate abbiamo adesso da fare. 4 fermate. Quindi diamoci da fare, veloci come non mai. Tergi cristalli, luci. Vai con le luci. No, gli abbaglianti, gli anabbaglianti. Forza, pipi. Freccia a sinistra e si parte, ragazzi. Si parte. 3 ore per partire. Però la grafica di sto gioco, io lo dirò sempre, è troppo bella. È fatto veramente bene sto gioco. Sinistra. C'è lo stop. Che faccio? Mi fermo. Allo stop. Vabbè, non viene nessuno. Noi possiamo. Forse però. Attenzione che c'è un autobus che si sta insinuando sulla vostra corsia. Dategli precedenza, ovviamente. Ok, l'ho sfiorata quella macchina. L'ho sfiorata. Io sono sempre al limite dall'investire qualcuno e dal prendere qualcosa di petto. Ok, niente, la gente nuda praticamente per strada mentre che piove. Ci può stare, ci può stare. Allora, salite, gente nuda che va per... Che camminata strana che aveva la tizia. Allora, e forse si parte. Mettiamo la freccia a sinistra. Uscita, chiuso la porta. Next stop. Next stop. Andiamo. Viene nessuno, sì, l'ambulanza. Lasciamola passare. E si parte. Non fate cambiare il semaforo adesso perché... lo sapevo. Sapevo. Sinistra. C'è un left, un po' tardi, però mi insino sempre e comunque conosce la... Guarda lì che rotazione che ho fatto. Che sterzata che ho fatto assurda a 500 km/h. Piano, perché qua la gente vomita sempre e comunque. Piano, rallenta sto bu... Ma anche i suoni sono fatti benissimo. Cioè, si sente il suono che l'autobus sta rallentando. È bellissimo, cioè è fatto benissimo, devo dire. Allora, di là, andiamo dritte, spediti. Veloci pure, non do precedenza a nessuno se facciamo incidente, chi se ne frega. Ferma, non è vero, non c'era lo stop, c'era lo stop, vabbè.
mi fermerò la prossima volta. Alta lì come Minzino. Siamo su rally. Siamo su Gran Turismo 7. Altro che Bus Simulator. Freno troppo forte. Ma chi se ne frega? La gente vomiterà, ma poi puliscono. Problem. Chiusura, apertura porte e via. Entrate. Veloce però, veloce. Bimbo. Il bimbo senza ombrello sprezzante del pericolo, anche lui. Va bene così. Freccia a sinistra, chiuso la porta e si parte. Dan dan dan, next stop. Forza, viene nessuno? No, e allora me ne vado. Verso la prossima fermata. Attenzione che c'è un bus vacante. Ok. La gente che ha paura, turn left. La gente che ha paura di attraversare la strada perché vede me che vado sparato a 100 km orari, è normale. Poi comunque vedo che non so che cosa succede effettivamente. Se la prendete, preso qualcosa di petto. Se prendete la gente di petto, ma presumo vi toglieranno un sacco di soldi. Però non lo so se effettivamente è visibile il fatto che prendiate la persona di petto. Non lo so fino a che fino a quanto arriva la simulazione. Però ci sarebbe da provare. Un giorno di questi proveremo, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se volete vederlo. Che cosa succede quando investiamo qualcuno. Allora, attenzione, diamo precedenza e via. Mettiamo la freccia a destra. Stop, fermiamoci allo stop. Altrimenti ci tolgono i punticini. Mi fermo allo stop, va bene? Oh, allora. Giriamo a destra ora. Non rompete le scatole. Ok. Io che cammino sulla doppia corsia, le prendo entrambe le corsie, così sono sicuro che nessuno mi supera sulla sinistra. Andiamo a tavoletta. Siamo alla terza fermata. Ok. Dritto per dritto. Ovviamente più andiamo avanti con i percorsi, più fermate ci saranno ovviamente. E quindi via. Fermata numero 3 fatta. Mettiamo la freccia a destra. Fatto. Fatto, piano, piano. Ecco, è arrivata la gente. Forza, gente, scendete, moltiplicatevi. Forza. Che okay, più veloce. Quelli senza, tutti senza ombrelle. Tutti sprezzanti del pericolo. Guardali là. La signorina che è scesa con l'ombrello chiuso. Non gliene frega niente. Ah, l'ha aperto ora. Ok, dopo mezz'ora che si è bagnata pure, tra l'altro. Va bene così. Forza. Dove si va adesso? Chiuso la porta. Andiamo all'ultima. Questa è stata l'ultima fermata. Ok, finito. Benissimo. Obiettivo sbloccato. 50 passengers. 50 passeggeri abbiamo trasportato. Per un totale guadagnato. In totale, ovviamente, quando abbiamo iniziato il gioco. Abbiamo guadagnato 1376 dollaroni. Torniamo al menu principale. Al prossimo video andremo ad esplorare nuove mappe di gioco. Sperando che comunque ne aggiungano di qua che andremo appunto al prossimo episodio. Quindi mi raccomando, lasciate sempre un bel like. Iscrivetevi al canale se siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto. Al prossimo video.